Eccoci qua, eccoci, eccoci, eccoci. Buongiorno a tutti, belli da casa, buongiorno a tutti. Ci siamo. Hello. Hello everybody. Are you here? Hello. Vediamo un po', facciamo ingranare, facciamo ingranare per bene, capito? Una cosa normale, ok, capito? Ingraniamo un po', shower now, mitico, eccoci qua, eccoci qua. Aspettiamo che la gente si connetta, anche se è estate, capito? Stai tutti a fare bagordi, a mangiare fuori, a bere come i porci, no? Lo so bene, capito? Agosto, 10 di sera, stai tutti, no? Sulle spiagge, a ballare la musica commerciale. Ciao Biru, ah no, bravo, scrivete, sì, allora dai, fatta, poi dopo è finita, è finita, è l'inizio, nuovo inizio, nuovo inizio, capito? Ciao Alessandro, ciao Dragone, l'estate sta finendo, è un anno se ne va, ciao Daddy Wonka, oggi mi sono svegliato un po' in ritardo, capito? Così, un po' vogliamo dirla tutta, no? E dove andiamo? Dove andiamo? Vediamo un po', vediamo un po' che se mentiamo. Ciao Albertone, l'estate quasi finita, vacanze quasi finite per me, io ritorno fisso a lavorare, tranne poi ho 3 giorni quando vanno via i miei, vado un attimo a Tokyo. 3 giorni, a parte quello sto intorno lunedì a lavorare, non so come farò, anche se in verità ho lavorato perché stavo una settimana in giro a fare viaggio e lavoro che mi ha sfondato sinceramente, quindi in verità, però va bene così, si torna, sarà dura, sarà dura riprendere i ritmi normali. Poi posso fare il copyright al nome del tuo canale? No, Dragone, no, non puoi farlo. Anzi, non l'ho fatto io. Infatti, lo devo fare, mo lo devo fare. Ciao Midori. Ciao. Ciao a tutti. Quanti siamo? Siamo ancora 13, non è possibile, capito? Biru, ammazza, che è successo? Ci sta. War Now. Conan e Biro hanno fatto l'abbonamento, grazie mille. Fate da 3 bacioni. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Ma compriamoci questo appezzamento di terra e facciamo Vivi Giappone Land, no? Facciamo qua, Vivi Giappone, tutto a tema Vivi Giappone. Ciao a tutti intanto. Andiamo di qua oggi, va. Andiamo a vedere santuario. Andiamo a vedere qua cosa ci stava il. Non mi ricordo il nome oggi, non ci capisco un cazzo, non ci capisco un cazzo, capito? Sono veramente rovinato, capito? Vediamo, vediamo. Ci arriveremo a 100 in questa calda estate? Oggi? Ce la faremo? Ci riusciremo? Vedremo un po', vedremo un po'. Vediamo un po', intanto inizia a fare un po' più freschino, quantomeno a Sendai si sta un po' meglio, caldafoso forse, tra un po' ce lo leviamo dalle palle, ma sei venuto in Giappone, avete fatto i viaggi, vi siete divertiti, che avete fatto?
Stavo per agosto, è già Natale, è risaputo. È risaputo che è passato Ferragosto, è già Natale. È un dato di fatto. Sapete, quando si è visto te scappare, tu qual è il migliore lavoro part-time? Io direi cameriere, almeno ci sono gente lo fa anche. Sì, cameriere sì, per esperienza, come dici tu giustamente, anche sociali, se no lezioni di lingua. Italiano e inglese è la cosa più gettonata. Tra Patagosto e solo a Sendai che io sappia. Questo perché nell'antico calendario giapponese cadeva agosto, cioè l'equivalente di agosto cadeva, scusate, l'equivalente di luglio cadeva ad agosto, per quello che poi è diventato agosto quando hanno preso il calendario, insomma, che è gregoriano nostro. Quindi tutto il paese si è spostato così, invece Sendai hanno deciso di fare, vabbè, usiamo il calendario vecchio, basiamoci sul secondo calendario vecchio, secondo il calendario vecchio è capitato ad agosto nel calendario nuovo, insomma, un po' un casino, ma questo è. Sakurina sta al secondo anno del nido, sta al secondo anno del nido, Sakurina. Grazie Vince Omega per il quarto mese. Muchas gracias. Muchas gracias. Ma hanno alzato ancora i prezzi, beh, mortacci di Twitch. Ciao Bloody Mind. A Twitch Monitor adesso me lo dice, ma che sta a fare Twitch Monitor? Ha già fatto prima. Ha detto già prima. Sakurina si è fatto, mo ci stanno i miei fino a al coso fino al 4. Sakurina sta facendo sega a scuola tutto il tempo. Ma perché un ragazzo nuovo siciliano stacchiato dovrebbe studiare, fare una canale YouTube, ma fare vedere senza pensamento, però è uno in più che si va a trasferire in quel Giappone, un po' per volta quel terreno lo riempiamo. Non so chi sia, gli auguro il meglio, però nel 2024 non è sta grande novità, insomma. Dovremmo cercare chi non fa canali YouTube e pagine Instagram quando viene in Giappone, più che altro. È la particolarità. Ragazzi, io avrò sempre lo scudo di dire che ho iniziato prima di tutti, praticamente. Cioè, parliamoci chiaro. Anche se uno vuole vedere il 2008 come una parentesi, che comunque non è. 2010 era comunque ancora abbastanza inesplorato. Ormai, ragazzi, mi dovete spiegare chi è che non fa qualcosa sui social quando si trasferisce in Giappone, quello quella è la realtà. Come dicevano gli incredibili, quando tutti sono super, nessuno è super, questo è il problema, capito? Questo è il problema. Come dicevano giustamente gli incredibili. Non so bene se sono stato prima in Italia, perché non so bene, bisogna vedere tra me e il circo chi ha caricato prima, però sono confidente che nel 2008 sono stato prima io, ma dovrei. Non ho certo voglia di sporcarmi le mani andando a cercare nel canale del circo e magari mi infetta il feed, non. Poi voglio evitare. Voglio evitare, sinceramente. Temperatura percepita, io sento un 23-24 gradi. 23-24 gradi, sinceramente. Però credo che sia un po' di più. Dragone che ha fatto? Oh, Zazzacre ha regalato 2. Ha regalato a Potato Gâteau e tostapane con le ali. Grazie Zazà. Grazie. E grazie al cazzo, sono le 5:42. Se vuoi andiamo a vedere gli sfattoni in centro, ma non me va. Oggi voglio fare una cosa un po' più bella, un po' più giapponese.
No, Alberto, ma che dici? Ma che dici? Ma che sospetti sono questi, no? Assolutamente no. Senti, c'ho il brutto vizio di non chiudere mai la zip. Dalla mattina, certo, Giacomino mio, certo, Giacomino mio. Guarda, il sole sta salendo. Il sole che sorge. Dobbiamo un caffè anche, un caffè. Guarda che bel cane, uno Scania, sarà uno Scania. Ecco qua adesso fa parecchio più caldo, eh? Il sole va, guarda i corvi che buttano per terra le cose per farle rompere dalle macchine, sono troppo intelligenti i corvi, eh? Sentite che uscì il nuovo Corvo e fa schifo, nuovo film del Corvo che non è, non si è capito, non è proprio un remake né un reboot, è semplicemente un nuovo adattamento del fumetto, a quanto ho capito. Qua c'è Seglio. Famo un giro da Seglio. Ciao Lore. Buongiorno, buondì. Siamo a... Guardate la condensa. Farà un freddo cane qua dentro. Madonna, ragazzi, fa male questo al fisico, veramente, entrare e uscire tra caldo e freddo, è sempre, cioè, ultimamente mi ha distrutto di nuovo. Anche il nuovo Alien, devo dimenticare, pure non ho sentito parlare bene del nuovo Alien, a dire la verità, di Romulus, come si chiama Romulus? Tornata da barba, certo, lo sapevo, era tutto calcolato. Tutto calcolato, ma sarei fatta prima di andare in vacanza, lavoro di vacanza, lavoro, vacanza, e per poi farla riapparire una volta tornata al lavoro. Ma però qua sei io, sempre un po', sei io, sempre un po' scrauso, devo dire la verità, non è che mi metta tanto tanta passione sto Seglio, veramente scrauso. Abbiamo un sagheino, un saghe bon. Dicino pure, questi erano quelli che bevevo da appena venuto a Sendai. Dicino pure una grande marca, buona marca di Miyagi, non proprio Sendai. Proprio sempre questi due, proprio il Karakuchi, quello secco. E non è male, non è male, costa anche pochissimo. Però è meglio prendere un Giummai, quantomeno, un tubezzo Giummai. Uno dei due, uno dei tre anzi. Prendi qualcosa di più, ma ti bevi una cosa migliore. Non è male, Cinepura. Niente male. Poi ci abbiamo. Che ha fatto Goodfeller? Ha fatto good, no, ancora non ha fatto niente, non ha fatto niente good, non ha fatto niente good. Pensavo tutto good. Vedete? Yanami, oh ciao. Vedete, per Yanami, queste più che altro per l'estate i ragazzini si comprano sti set, ma anche i grandi, e ci fanno i botti, ma non so, botti, sono trick e track essenzialmente. Andiamo qua, va, poi dopo ce ne andiamo al... Stato Doraemon, c'è la sagolina, pannolini di Doraemon. Vedete, capito? La De Cecco è arrivata a prezzi imbarazzanti, ma Cristo Dio! 250 grammi di penne, 398 yen, 340-400 yen. 500 grammi di spaghetti, 430 yen, quasi 431, ma voi siete pazzi in culo! La pasta pure 350, io non compro qua io la pasta, la compro sempre nei posti specializzati in import. L'olio pure è arrivato ormai, 1575 yen per quanto è mezzo litro. Una cosa abbastanza terribile, guarda, 625 yen per quanto è questa? Un goccio d'olio.
Sì, in Giappone c'hanno, a parte fanno Yanabi, Yanabi, no, Hanami, Yanabi. Prima ho detto Hanami, mi sa, mi sono rincoglionito. Yanabi, con la B, Hanabi. Li fanno d'estate sempre, fanno delle grandi, anche grandi manifestazioni, eh? A parte li fanno in tutte le città, in tutti i luoghi, ma poi cambiano sempre. Infatti d'estate ce ne sono molti, ma fanno anche grandissime manifestazioni, cose abbastanza grosse. E poi dopo la gente si mette là con i cosettini, con le stelline, con le cazzatine, ma niente dei botti, no? I botti e bombe di Maratona. Maratona, Maratona. Oggi che sta di Maratona, Hanabi, Hanabi, dico Hanabi al posto di Hanabi. Sto veramente rincoglionito. Vediamo un po' come lo cacceranno, non lo so. Se avessero una macchinetta del caffè sarebbe meglio, eh? Sarebbe meglio. Qua c'è tutti i lactobacilli giapponesi, ma andiamo a vedere il tempio, dai. Poi andiamo a vedere qualche artista in qualche combini per pigliare caffè, dai. Facciamo così. Qui c'è una chiara mancanza d'arte qui. Vediamo un po', vediamo un po'. Hanabi è anche il film di Kitano, non il regista del Fu Cerbero Podcast, ma Kitano Takeshi, Reed Takeshi. Sì, guardate, mi sono, guardate, mi stanno appannando gli occhiali per la differenza di. Ciao, Baffo Moretti. Comunque, perché mettono l'aria a palla? Perché in Giappone mettono l'aria a palla, se magari è freddo, è caldo, e questi mettono l'aria a palla, è un macello. Grazie, Faltiel. In proporzione a un pacchetto di caffè. Lo potevamo vedere. Ma io non so, ma perché sono alzati i prezzi, dipende, tra gli 800 e i 1000 yen, potremmo dire un caffè importato italiano. Altrimenti 600-700 se vuoi prendere un caffè macinato giapponese nello Tsumeb Kaldi o simili. E abbiamo la padana, sì. Andiamo alla scoperta. Uno yen quanto vale? Uno yen. Diciamo che 1 euro vale 60, quant'è oggi? 60 centesimi, 60, no, quant'è? 100 yen sono 60 centesimi, quant'è oggi il cambio? Tutto a posto, Sharpone, grazie. Sharpone, buon di Sharpone. Sharpone, 162. Siamo 161, 162. Allora, andiamo. Stavia non c'è un combini, non si combina niente, Stavia, non si combina niente. Siamo stati a Disneyland, oggi esce il video, eh? Oggi esce il video di Tokyo Disneyland più altre cose, mi raccomando vedetelo sul canale YouTube, alle 5 di pomeriggio, del sabato come sempre. Tokyo Disneyland più l'albergo, che non siamo stati a Disneyland, però vicino a Disneyland, bellissimo albergo però, e è acquario, un acquario di Tokyo, non ricordo il nome, con i tonni, acquario con i tonni, cosa particolare, che io non pensavo che si potessero mettere i tonni in cattività, e invece c'hanno i tonni che sguazzano dentro quest'acquario. Se vede il signor Kimura De Zammai, arriva con la sua spadona e li taglia tutti. Sicuro. Sicuro proprio. Arriva e ci fa tutto il sushi. Pa, 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 pa. Comunque stavo rivedendo, altra volta con Sciaro siamo andati tanto per la Zammai, che ripeto, lo sapete, no? Io ho fatto anche cosa, ma alla fine Zammai non è malaccio, poi dopo che mi ha dato 11 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube,
ogni tanto vado a ringraziare comprando un po' di sushi, e continua ad esserci la cosa allucinante che questi hanno messo il divieto di fare video, perché, cioè, vedete, cioè io non riesco, che questi ci faranno, cioè avranno fatto meeting su meeting, perché hanno aperto il loro canale YouTube, che c'ha 11.000 iscritti, cioè non se lo caca nessuno. Questi hanno detto, ma perché gli altri devono fare soldi col tonno? Ora sto stronzo ha fatto 11 milioni di visualizzazioni e non ci avevamo preso una lira. Facciamo il nostro canale YouTube e vietiamo di fare video su tutto il coso. Tutta la catena. Che so, è una cazzata, perché la gente gli faceva le pubblicità gratuita. Cioè loro non pagavano un cazzo e la gente gli faceva pubblicità. Veramente a volte fanno delle cose fuori dal senza senso, fuori proprio dal seminato proprio. Cioè, c'è gente che te fa pubblicità gratis in continuazione, cioè gente che poi ha creato sto mito di Zammai, ok, non è niente di che, ha creato sto cazzo di mito di Zammai, che il sushi è più buono del Giappone, ma manco per il cazzo, cioè sto in primo luogo appunto quello là dei giochi circensi che gli ha fatto st'immagine, cioè sì, è ok, non è male, però. E lui invece che fa? Vieta, tanto orgoglio italiano, vedete, abbiamo trovato a 500 dopo tanto tempo, e i cosi mitici monopattini. Mokuzakura non so neanche cos'è, in verità. C'è un quadrante blu molto carino. Stiamo andando al coso, al Toshoku di Sendai. Santuario Toshoku di Sendai. Andiamo. Come va il mercato? Sempre auto nuove? La Mazda è la mia auto, ormai io non ci capisco niente, quindi può essere che le vedo, ma non mi rendo conto. Qui siamo 124, mi fa piacere, eh? La gente è tornata dalle vacanze, quindi state dicendo. Ora inizia a fare caldo, maledizione. Ora inizia proprio a fare caldo. Si sente proprio il caldo. 124, comunque niente male. Comunque sta tutta la gente a portare cani a st'ora, giustamente. La gente a portare i cani, mazza, mangia bene sto cagnolino. Ma dove sono finito qua? Ma si esce da qua? La signora qua sta raccogliendo la cicoria e fa bene, fa più che bene. Cicoria, le puntarelle. Siamo finiti in un'autorimessa. Esiste l'all-you can eat, ma non è l'all-you can eat farlocco che c'è in Giappone. Il tabehodai c'è, l'all-you can eat è tabehodai in varie forme. Ci sono i buffet, ci sta magari gli yakiniku, che la carne alla piastra, ci sta magari anche il sushi se uno cerca bene. Ci stanno gli all-you-can-eat di sushi, ma non è come in Italia, sinceramente, che tutto farlocco. Io sì, sto cercando un combini qua, è la zona con meno combini della storia. Non vedo, non c'è, perché siamo finiti in una zona residenziale, parecchio residenziale. Resident Evil. Quindi vediamo un po'. Farlocco cosa intendi? Che non so giapponesi, non è cucina giapponese vera. Gli all you can eat italiani per la 90% dei casi, 99 anche, sono finti ristoranti giapponesi che offrono finta cucina giapponese. Questo intendo. Non si magna, no? Come vedi, non ci mettono un cazzo di combini, non ci sta, non c'è. Non vedo neanche macchinette, ecco, quella prima che vedo dopo tanto tempo.
Non lo so perché alcune sono la targa bianca e una quel gialla, non ho la minima idea, mi dispiace. Mi dispiace. Questi P entri, scavalchi. Yokohama, i prezzi sono bassi. Ma sono bella Yokohama, eh? Bellissima Yokohama. Mi piace molto Yokohama. Mi piace molto Yokohama. Come dico sempre, è una città in cui vivere Yokohama. Ah, vedo le pizza là, sì, in Giappone purtroppo. Oddio, ma oggi ho fatto una strada sbagliata. Va bene così, dai. Va bene così. Perdersi ogni tanto va bene. Però in Giappone quanto spesso si vede, spesso quanto vediamo noi mattare il presidente. No, no, però ogni tanto esce fuori. Ma ultimamente più l'imperatore va di moda. La mitica Fioletta, che purtroppo ha un nome un po' non molto consono per noi italiani, la Fioretta Kako, che è molto, molto carina tra l'altro, per la principessina, imperatricina, principessina Kako, che piace molto, piace molto, che è giovane, carina, intraprendente, intelligente, piace molto. Certo, per noi italiani Kako insomma non è il miglior nome, ecco, però vabbè, solo un problema di cacofonia. Basta, questa è brutta. Sì, ho completamente preso una strada sbagliata oggi, ma che è successo? Basta andare dritti, invece stiamo andando, cioè troverò la strada, però vabbè, continuiamo, perché no? Perché no? Ciao Carton. Vediamo che succede, siamo vicini ai treni qua. Fiume e treno mi sa. Ma guarda un po'. Ma che strada abbiamo preso qua oggi? Ma che strada abbiamo preso? Cioè, guarda che casa c'è questo. Bello, un blocco di senza finestre, piena di verde, magari c'è dall'altra parte le finestre, però cazzo, mettici una finestra anche là, bella casa però. Ciao Sumo, tutto bene Sumo, mi sono perso, per dopo tanto tempo ho preso una strada sbagliata. Va bene direi. Dai. Qui ci vivono? Comunque queste case con al primo piano, cioè al piano terra così è. Ma oh cazzo. Questa è in vendita? E non c'è nessuno? Entrare così. Ma immagino siano chiuse le singole appartamenti, però tutto in vendita al palazzo, credo. Parecchio vecchio, non credo, mi sembra che abiti nessuno. Sono tutti chiusi quelle della lettera, vedi? Vedete? In vendita l'intero palazzo. Però è uscito fuori un signore qua. Ci arrestano. È pericoloso, pericoloso. Eh sì, è quello che vedo. Cioè, non so, mi ha affascinato. Tutto aperto così. Ma qua dove stiamo andando? Cioè, penso di aver capito, stiamo andando verso la collinetta, penso. Però la prima volta che prendo questa strada. Per assurdo. Perché no? Andiamo, andiamo. Grazie, Sumo.
fatto è che mo abbiamo il passo di sto signore per tutto il tempo. Quella era una situazione affascinante però, eh? Può darsi, Alberto, può darsi che sia una di quelle case maledette, diciamo, lasciata così. Strano che non la buttino giù. Ma io qua non è arrivata anche l'Amerigo Vespucci, che mi ha contattato un ragazzo dell'Amerigo Vespucci e voleva informazioni. Stavano quei giorni, fine mese ci andiamo, good, andiamo insieme. Ora l'Amerigo Vespucci arriva a fine mese. Pure qua abbandonato comunque, eh? Pure qua chiaramente abbandonato. Però qua stanno i cancelli, eviterei. Questo è completamente abbandonato. Ma anche da prima, da parecchio tempo, eh. Facciamo Haunted House, vivi Giappone. 23. Io divento attivo, mo chiamo Emanuele Filiberto. Glielo dico, tanto ormai siamo amici. Però è stata una bella esperienza quella. Veramente si sono portati benissimo, veramente bravissimi, tutti bravissimi. Ok, continuiamo. Continuiamo. Quello però era figo quel negozio. Se fosse stata una casa aperta sarebbe stato molto figo, eh? Però poi rischio, raga, sta roba rimane nei social, poi magari meno per caso. Ieri stavo facendo appunto in TV, un servizio sul fatto che un americano trovato, non mi ricordo dove, forse era tipo, non so se era Okinawa, ha trovato una casa abbandonata. Una villa abbandonata, villa bellissima, super arredata, era rimasta intatta così, forse una di queste sequestrate alla Yakuza, no? Ed è entrato e ha fatto sto video. Dopo di quel, da quel giorno in poi la gente ha iniziato a entrarci, ma i giapponesi, noi stranieri, e l'hanno vandalizzata e quindi stavano lamentando che la gente entrava in sta casa e la vandalizzava, faceva i video, faceva i selfie. E quindi stavano a rosicare. Certo non si parla di quella casa, che faceva abbastanza un po' così, però tappa a Tokyo dal 25 al 30 agosto 2024, l'Amerigo Vespucci, storica iconica nave, scuola della Marina Italiana, è un tour primo al mondo su sosta di 28 paesi dal 25 al 30 agosto, la prima volta la storia a Tokyo, ok. Sì, mi ha scritto sto ragazzo che è membro della banda, mi sembra, comunque parte dell'equipaggio dell'Amerigo Vespucci. Senza ombra di dubbio. Ragazzi, ricordate, se volete aiutare il canale, un abbonamento a Amazon Prime per voi è gratis, qualsiasi altro tipo di abbonamento siete dei supereroi, mi raccomando, vi voglio bene, più come un momento spammino. Cioè io ho capito dove siamo, non ho capito come cazzo io sono arrivato qua, questo è il problema. Capito bene o male dove siamo, ci siamo già passati in passato. Ho capito dove ci siamo arrivati. Intanto vedete una scuola. Ecco, questo è il campetto, questa è la scuola. Bello, questi mari vanno a scuola qui. Saltano a scuola. Continuiamo, da tanto non ci perdiamo un po', dai. Finalmente. Un po' di avventura, cazzo, dai. Ah sì, qua stiamo al qua c'è sta ponticello che arriva al treno. E qua invece torniamo di là, mi sa che si va anche verso la città. No, ci eravamo già passati qua, guardate qua. Sto contrasto che... Questo fiume è buffo con tutto il verde, il ponte tutto arrugginito,
cicale, 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 cicale. Sta casa fatta di lamiere. Qui stiamo vicino alla rimessa dei treni, forse. Tia, guarda, peggio di prima. Questa completamente sfondata. Allora, forse anche qui non ci abbia più nessuno. Completamente a luce sfondata qua. Sono in Isekai, sì. Questo Trakukun mi ha preso. Qua ci hanno fatto il botto. È successo, no? Sai, è successo. Completamente distrutta. Qua pure vedete, proprio. È come se questo fosse fermo al 1970, vedo. È la zona più povera di Sendai perché la differenza tra Europa e USA. Beh, ci stiamo andando, mi sa, eh. Una volta ci eravamo capitati. Qua, facciamo passare le macchine. Oddio, poi arriva lui con Corbenzone. Corbenzone. Riccardo Benzone. Qua dove siamo? Qua ci stava la collinetta dei papaveri, come cosa, come Miyazaki. No, qua no, qua mo stanno le case nuove pure. Un po' mix, quel ponticello era la zona più povera di Sendai. Ecco, in America, nelle zone più povere, ha visto, mamma mia, genotti video da zone che è Kensington, sti posti qua. Allucinante, eh? Sì, ma avrebbero già ammazzato 3 volte, anche nelle reincarnazioni dopo, se ci sono le reincarnazioni. Invece qua mi sembra molto affascinante. Sì, io vedo i video di quelli che vanno in giro per Skid Row, sti posti qua, appunto Kensington, ma gli zombie è veramente una cosa terribile. Ma questa è una strada chiusa qua, no? Sì, mi sembra che proprio sia tutto chiuso. Più triste è Detroit e pensare quanto era una città bella, però ci aveva preso Robocop, ci aveva preso, con l'immagine di Detroit negli anni 2000. Guardate, Cell, prima forma, è morto. Inizia a morire Cicala, eh? Il periodo è quasi finito. Grazie Good che è arrivato a Sciarpone. Grazie Guddone. Andiamo per la collina dei papaveri, va. Oh, bella ripida qua. Devo idratare, non c'è un combini manco a pagarlo, devo via un caffè. Altri sono i miei a casa, quindi. Ok. Com'è F? Io vedo 6000 kbit al secondo, com'è F? Io vedo 6000 kbit al secondo. Grazie Vento, grazie Good per il regalato vento. Ah, andiamo qua. Ah, andiamo qua. Oggi facciamo un po' di cardio, va. Madonna, sono iscritto alla pagina Instagram, schede devastanti. Fa troppo ride. Troppo ride. Ah, c'è il treno. Ciao. Ciao del Dragon. Oh, eccoci. Eccoci. Grazie, bella sensazione questa. Era tanto che non facciamo una live in cui giravamo completamente a cazzo.
veramente tanto tanto tempo. Siamo a Sendai. Questo penso che adesso siamo a Kita Sendai. Sendai Nord. Penso. Ok, andiamo, andiamo. Comunque la zona con meno distributori di bibite del Giappone, cioè una cosa esagerata. Ah, per voi che mi seguite, che siete nuovi, c'è il mio canale YouTube, dove ci sono oltre 1000 video, carico dal 2008 dal Giappone. Andatevi a scrivere. Pure Instagram, ma Instagram ormai ho capito che le iscrizioni su Instagram vengono da sole, quindi quelle vengono proprio, carichi un reel, arrivano in qualche modo. Prima carissimo abbiamo visto la bellissima 500 blu con la bandierina italiana, a dire il vero. Grazie Sumo, iscrivetevi. Grazie Sumoz. Magari ora ne vediamo anche qualcun'altra, 500. Sì, ricordo, questa è la strada che poi va sulle montagne. Non ho capito come cacchio ci sono arrivato qui, ma ci sono arrivato. Sì, le auto effettivamente abbastanza belline. Non molte, no. Stanno scaricando la coppe. Vedi? Scaricano la coppe. La roba, ci potremmo entrare nella coppe. Qua sì, qua. Quello non è l'albergo del Buddha. Penso di no, però sennò vedremo anche il Buddha. Vedremo anche il Buddha, no, non c'è. Eh sì, la coppe. C'è pure in Giappone un'altra coppe, ma fa la stessa roba della coppe. Stesse cose, stesso concetto. Della coppe. Sono 6:15. 6:15. Perciò se volete aiutare il canale in questi orari incredibili, fate un abbonamentino, ragazzoli. Non siate timidi. Ruggero dei timidi. Voilà, ogni tanto possiamo anche venire in ste zone, eh? Eh sì, dai. Mezzo al nulla, silenzio, solo io che parlo, vabbè, ogni tanto qualcuno esce, vediamo un po', tanto sudore, vediamo. Che percentuale prendo del ribito? Lo sai che non lo so. Tra l'altro mi sa che ieri, l'altra settimana, qualcuno ha fatto una donazione, ma non mi è arrivata la conferma. Non so quanto è vivo per il bit, sa? Il bit l'ho sempre capito di poco, a dire la verità. Ma penso a quasi, non dico il 100%, ma una buona, migliore percentuale rispetto agli abbonamenti. Immagino. No, dai. Usali, oh. Pia, usa il bit, oh. Credo una buona percentuale, usa, vento, dacci di bit. grazie vento. Ammazza e Rob, un anno fa, 2 anni fa. Due anni fa, neanche un anno fa, 2 anni fa. Beh, bentornato allora. Bentornato. Quella fu una live piuttosto difficile. Perché non prendeva un cazzo, eravamo in mezzo alla strada e la linea era pessima, la linea era terribile, quindi appena uno sbagliava in croce crollava tutto. Brutti momenti, sì. E poi sono dovuto tornare dalla... Sì, era molto divertente quella. Ci avrei voluto fare un video, ma la qualità era troppo bassa per via dei K-bit. Ricordatevi, oggi alle 5 esce il video di... alle 10 di mattina, scusate, vostra,
esce il video del Tokyo Disneyland. Ah sì, è vero, cioè, mi ha aiutato a girare con Google Maps, sì. C'è un po' paura che il sole possa surriscaldare il cellulare. Speriamo di no, come è successo l'altra volta. Sì, fu una live molto interattiva anche per voi. Infatti, niente male. Mamma mia, se ho bisogno di una doccia dopo. Mamma mia, se ho bisogno di una doccia. Però si dimagrisce così. Altro che giorno e notte, e 24 ore in funzione. E le bacheche, che bacheca è questa? Qua sono tutte informazioni, perché c'è qualche progetto in corso, mi sa. Che cos'è? Bisogna capire di che roba si tratta. Tra l'altro c'è anche un santuario nuovissimo qua. Oggi fa caldissimo, in questo momento si piove, c'è molto freschino che sta bene, ma veramente si muore in questo momento. Ah, vedete, stanno a fare, stanno a costruire, stanno a costruire. Qua dovremmo scendere al santuarietto, no, santuarietto, santuario. Dovremmo scendere. Stanno gentrificando il quartiere, sì. Al santuarietto. Ma andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Continuiamo, continuiamo. Comunque ieri, no, quant'era? Inizio settimana ho partecipato a un meeting sul turismo della città, per il collente del turismo della città di Sendai, per dare consigli e cose così. E io ho detto, no? Vi ricordate il grande Buddha? Che in realtà non è un Buddha perché è Kannon, però semplifichiamo con grande Buddha. Chi attorno fa schifo, perché sta uno dei partecipanti, fa, ci vorrebbe qualcosa di facilmente instagrammabile a Sendai da pubblicizzare. E io ho detto, guardate, ma ci sta qualcosa di facilmente instagrammabile, è il Buddha dei 100 metri, solo che è difficile da raggiungere e attorno fa schifo, cioè ho detto è una situazione fatta un po' da cicalone, ci sta una situazione di degrado, capito? Tu arrivi là e ti trovi in una situazione di degrado. Allora io ho detto, cioè, non so chi si occupa del Buddone, ma cioè, vedi questa statua che si è brancata giù dei 100 metri, questa ci ha distrutto i timpani. Poi arrivi là, è tutto abbandonato, cioè fate qualcosa, Cristo Santo. Fate qualcosa. Io ho detto, E che cazzo. Poi ho detto pure un altro problema. Un altro problema, io sono stato un po' polemico, però d'altronde secondo me mi hanno chiamato per quello, perché io ho detto non è possibile, cioè, che tu vai negli alberghi in centro città e nessuno ti parla, cioè lo staff non parla inglese, alla reception non parlano inglese, cioè non è fattibile, no? Cioè, se volete puntare al turismo non è possibile fare una cosa del genere, che tu cioè c'hai alberghi in centro città e nessuno, cioè i miei sono venuti l'altro anno, sono stati in albergo e alla reception nessuno parlava inglese. Io ho detto ok che abbiamo il resto dell'intelligenza artificiale, abbiamo gli attrezzini per fare l'interprete automatico, però non è ammissibile, io ho detto, cioè,
almeno per meno male, sì, ha trovato il posto buono, perché era un bello, era, non ricordo, stavi là. Sono stato un po' polemico, forse ho esagerato, però d'altronde che devo fare? Mi hanno chiamato per dire che ne penso che, per migliorare il turismo, mica gli posso dire tutto a posto, tutto bello, tutto, non ci sono problemi, continuiamo così. Ma per loro non è facile parlarlo, eh? Per loro no, per niente. Vabbè, gli scorci oggi, eh? Gli scorci proprio. Ancora devo capire come siamo arrivati qua, però va bene. Va bene così. Va benissimo così. Questo è. Però forse sono stato un po' troppo duro. Sono stato un po' troppo senza filtri, forse. Però io ho detto, cioè, stiamo sempre a piangere, non proprio così, però io ho detto, cioè, c'è sempre questo problema da anni che non vengono i turisti, così. Ma uno deve anche mettersi d'accordo con le agenzie di viaggio, no? Uno deve anche cercare di far mettere nei tour Sendai, così la gente ci viene, no? Se no non la conosco, purtroppo Sendai, tranne il Giappone, praticamente chi la conosce? Purtroppo è un problema, questa bellissima città che c'è un grande potenziale. Perciò fatevi diventare sindaco di Sendai e io vi porterò Sendai a farla conoscere a livello mondiale. Questo è. Ciao Anto. Tutto questo non riesco a pigliare un caffè. Tutto questo non riusciamo a prendere un caffè. Pochi turisti, pochi rispetto a tante altre aree più blasonate del Giappone, sono pochi, si sta bene. Vengono Taiwan e Taipei, vengono Taiwan e Thailandia perché c'è il volo diretto. Trovi tanti taiwanesi, soprattutto. Ma no, Robby, no. Qua siamo capiti in una zona un po' così. Grazie Baluca, nuovo visto 3 minuti fa, grazie Baluca. Grazie Balù per l'abbonamento. Qui siamo finiti in una zona un po' non periferica, però quasi. Quasi periferica. A me servono liquidi, se non trovo un combine mi piano la macchinetta, mi sono detto il cazzo, volevo prendere il caffè, ma mi sembra. Oddio, siamo finiti a scuola di prima, siamo entrati in un loop maledetto qui. Questa è la scuola di prima. Oh cazzo. Sì, si vive molto più serena a Sendai. Siamo finiti in un loop. Un brutto loop, siamo finiti qua. Tocca fare il challenge a Roppongi. Credo che challenge. Roppongi, se quella sensazione nel locale sbagliato, secondo me sono problemi. Se qua c'è la scuola. Tanto che aspettava pure un'occasione così. No, aspetta, vediamo un po'. Hai visto che Jerry ha detto che era meno chatto, più gaffatto, più meno più schiatto, meno chatto. Chiede che fatta dai consigli ai giovani di non usare i social, ma uscire, fa questa cosa da boomerone terribile. No, è un'altra scuola questa. Ah, c'è un Family Mart, intanto andiamo a Family Mart, poi. Ah, ho capito dove siamo, fino al mondo, eccoci. Questa è la linea per i non vedenti, è tutta la linea per quello per i non vedenti, ma perché oggi, wow, piccioni, wow, perché traballa così tanto il cazzo di,
Intendi il supermercato? Che intendi del supermercato? Che cosa? Ma che bacheca? Che sta dimenticando? Non ho capito che sta a parlare. Non ho capito che bacheca sta a parlare. Ecco, qua siamo al tuo show. Ok, ho fatto una piccola deviazione che ci è costata 50 anni. Siamo a 200, tanto siamo a 200, siamo arrivati a 200, siamo arrivati a 200, finalmente. Andiamo al combini, va. Andiamo al combini a pigliare il caffè frio, finalmente caffè freddo. Ce l'ho 100 yen. Libertà, vedi? Questo è libertà, forse è un'altra lingua, forse non è italiano. Forse non è italiano. Azzo, questo c'ha il Carrera, eh? Mica, Figa. Caffè, prendiamo sto cazzo di caffè che mi sono rotto i coglioni, Vediamo il caffettino, vediamo un po' di artiste. Vediamo un po' di arte mobile. Opere d'arte mobili. E via. Ma sti semafori non schiodano, Figa, ma quanto dura? Dai, no. Libertas. Ma qua abbiamo le spalle pure. Questo che mi romperà completamente l'intestino questo freddo. Oh, vediamo un po' di arte del cosplay. E altrimenti è un artista che va molto di moda, è molto brava, è molto famosa ultimamente, sta avendo un grande momento di arte. E qui abbiamo Enako, ovviamente, artista per eccellenza. Mi dica Enako, è pieno d'arte. Questo è manga, tutti manga. Un sacco di arte oggi. Molta arte, molta arte. Molta arte. Ah, anche qua Enako. Enako, come sempre, la più famosa, non c'è niente da fare. E qui un sacco di arte. Shonen Jump, aspetta, vediamo tutto l'arte, però è pieno di arte qua. Pieno di arte qua. Shonen Jump, eccolo. Sì, Enako è imbattibile, ma costa 300 yen adesso Shonen Jump, non compro da una vita. Costa 300 yen Shonen Jump. Witch Watch diventerà un anime. Non conosco Witch Watch, conoscete Witch Watch? Ma questa brutta copia di Jonathan Joestar. Joseph Joestar, anzi. Qui un sacco di arte. Un sacco di arte, tanta arte. Però lei ultimamente sì, è un artista che va molto in voga. Vediamo se è caffè, oltre a parlare d'arte. Però vediamo un po', dai, questo è bello grande, stiamo un attimo a fresco. Vedete le nuove. Sono le Premium Malls nuove? Nuove edizioni per l'estate. Insomma, ho visto tanta arte.
buona, molto buona la prima Monzo. Io ho comprato questa, ancora la devo provare. Vi dirò. Vediamo se il caffè va. Vivo lì, vivo qui. Carissimi, ripeto, se non mi conoscete e siete nuovi, andate sul mio canale YouTube, Sumo, manda il mio canale YouTube, spamma il mio canale YouTube. Sto in Giappone da una vita ormai, io sono uno dei... ありがとうございます。そう、実は今生中継中。ああ、そう、実はそこら辺に行こうと思ってたから、ちょっとコーフィー飲みながら。あ、じゃあ逆にも面白いですね。ありがとうございます。そう、終わりかな。ああ、もしかしたらあれ。40分ぐらいの間だな。そうだ、体操してるんですね。体操してます。あ、1回は見たことありました。ありがとうございます。よろしく。なるほど。よろしく。ではもうカフェ。Questo è quello così. Forse no. Ah, ok, dai, giù. È rimasto. Hai. Ho preso qui un attimo per pigliare il caffè. Chi era? E Capitan Tsubasa, grazie Ronghione che si è iscritto al canale YouTube, lo posso vedere anche quello, eh? Poi andiamo dove c'è la signora di andare al sopra, al Toshoku. No, praticamente lei sta andando in giro, sta facendo jogging, veniva dal Toshoku che è il santuario dove stiamo andando. Mi ha detto che stanno un sacco di persone del posto che stanno, perché loro fanno la mattina, fanno gli esercizi. E io ho detto, ah sì, una volta l'ho beccati. Quindi andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Però non mi ricordo chi è. Perché sono tutte, però è una di queste dei partecipanti di queste conferenze a cui ho partecipato sicuramente. Mannaggia a me, che memoria di plastica. Vabbè, vi ho detto che sto facendo la live. Ah, buono. Più del solito, ma che è successo? Andiamo. Caffettino! Esatto, non c'ho neanche SSD. Non riesco a accedere alle facce da agente in tempo. A dire la verità. Beh, il giapponese è tosto, però mi piace molto, mi è sempre piaciuto molto. Quindi l'ho fatto sempre con passione. Grazie anche Leoncino. Grazie mille. Ecco, fare il video, quello che uscirà alle 10 mattina al Disney, è stato tosto perché l'audio, io mi devo comprare effettivamente delle buone, un buon microfono per il cellulare, perché l'audio era, cioè, troppo, c'è un casino a Disney esagerato di gente, di canzoni, di annunci, quindi ho dovuto usare la funzione di Vapor Director che amplifica la voce e mette sottotono il resto, quindi si sentirà un po' ovattato magari, ma almeno si sente.
Grazie, baffo. Sarà un po' vattato, ma si sentirà. Quantomeno. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Sta curina si è divertita, ma si è anche abbioccata. A fine settembre sarai presente? No, non ci vado, non ci vado. Sono andato al 2017, ma sinceramente se mi capita per caso, ma non ci vado più apposta. Sono andato una volta, il 90%, no, vabbè, il 60% erano giochi di mobile. Quindi sinceramente mi ha molto deluso. Non è stato il top, sinceramente. Ah, così. Toshogu, quello vero è quello di Nikko, ovviamente, eh? E Tokugawa Ieyasu, dove c'è lo spirito di Tokugawa Ieyasu. Questa è una filiale, dovrebbe essere una filiale di Sendai. Perché traballa così tanto? Perché traballa? Sala giochi resistono. Ah, ecco, hanno finito di fare la scosa. Le sala giochi resistono, non come prima, ma resistono abbastanza, a dir la verità. Hanno appena finito, i signori. Hanno appena fatto. Peccato, sarebbe stato un bello. Abbiamo perso, peccato, brutto timing, peccato. Signori che facevano gli esercizi sarebbero stati interessanti da vedere. Oh, è il sostegno, non so perché, io ripeto, era molto meglio quello vecchio che si è rotto, che mi ha dato Oliver. Sì, cicalone proprio. Tutti i signori anziani che eccoci. Eccoci qua. Bella camminata anche oggi, eh. ASMR. Eccoci. Toshogu di Sendai. Molto affascinante sempre. Questo caldo è tosta, eh? È tosta questo caldo, raga. Tosta, tosta. Tosta, tosta. Eccolo. Per depurarsi. Tanto facciamo un inchino. Ahí sono Yema. Cazzo, sta a morire. Queste saranno delle idol. Sezongo ninno yumega kanaimasyoni. Che il sogno di queste Sezon, sì, o questi, chi lo sa, si realizzi.
Ah, però questo è di qualcosa, questo Gambade Taksan o Endekimassioni, che io possa supportarle sul posto, sul luogo, il più possibile, tanto. Quindi magari un fan di queste idol, è un fan delle Sezon, cercate le Sezon, vediamo che idol siamo. Però Gonin potrebbe essere una squadra di calcetto, effettivamente. Qua invece, che le possa entrare nel primo liceo, nella scuola, immagino il liceo che ha come preferenza, quindi tutta roba scolastica anche qua. Pure qua, che lui possa entrare, che possa essere ammesso o essere ammessa in questa scuola dal nome lunghissimo Miyagi Kenko Ritsugakko Kyoinsayoho. Ma no, come, no, non come scuola, come insegnante, immagino, come insegnante in questa scuola, come insegnante in questa Koritsugakko, Miyagi Ken Koritsugakko, della scuola della prefettura di Miyagi, scuola della prefettura di Miyagi. Avete trovato queste Sezon? Che le mie due figlie siano felici, brava mamma. Vedete, questi sono gli Ema, le tavolette votive. Tavolette votive. Oddio, ragazzi, sto squagliando. Avevo detto che stava diventando fresco, manco per il cazzo. Non diciamo parolacce in un luogo sacro. Molto bello. Qui stiamo preparando per la messa mattutina, immagino, messa, chiamiamola, per il canto mattutino. O quello che, come possiamo chiamarlo. Oh, che è successo? La chat si è bloccata o non scrivete più? Allora si vede che queste Sezon sono talmente ancora underground che... Quali sport ho visto? Ho visto baseball e calcio. Ci sono i video sul canale YouTube anche di quelli. E sumo, se vogliamo considerarlo sport, anche sumo. Vedi, 91%, infatti sto veramente notando. Ed è bello il Toshogu. Però ripeto, il Toshogu originale è quello, cioè lo base è quello di Nicco. Ovviamente. Ma il baseball io non ci capisco niente, ma è divertente quello che succede attorno al baseball. Tutte le parate, le cheerleader. Queste cose così. Ciao Dragone, grazie, buonanotte, grazie come sempre. Ah, senti il cicalone. Ricordate, se volete supportare il canale con Amazon Prime, per voi è gratis, altrimenti qualsiasi tipo di abbonamento, siete veramente dei super eroi fantastici. Sì, il baseball non lo capisco, ma in Giappone va ancora forte, eh? Le cheerleader sono artiste, dipende molto. L'arte del cheerleading, sì. L'arte del cheerleading. C'è l'arte del cosplay e l'arte del cheerleading. Poi anche l'arte del content creator di OnlyFans, c'è tutto. C'è tutto. Andiamo. Ma adesso c'è stato, non so se è ancora finito il Koshien, il campionato nazionale dei licei. Non so se è finito. È quella la cosa più importante proprio per la vita degli scolari giapponesi che fanno baseball, ma gli scolari giapponesi in generale. Quindi prima eravamo anche di più, insomma,
Reflusso, benvenuto. Io ho avuto un periodo che ho avuto un reflusso terribile. Mi ero fatto portare dall'Italia, o quando ero, anzi quando ero andato in Italia mi ero riportato il, cioè il Malox, no? Il uno di questi che contro il reflusso. Ma mi svegliavo proprio che andava a fuoco tutta la mia cavità orale, una cosa terribile. Reflusso. No, era uno tipo mezzo liquido. Intanto facciamo un inchino e andiamo, con rispetto. Gaviscon, mi sa. Era il Gaviscone, sì. Ma c'avevo proprio brutto reflusso, eh. Vabbè, quando stavo lì all'università qua in Giappone, che bevevo come di pre, non mi ricordo che sta di anni, però mi... sì, medicina, in questi casi medicinali buoni dei paesi tuoi sì, funzionano meglio, ma credo sia più che altro una questione di corpo, che anche perché sono pensati per quel mercato, per quell'alimentazione, magari per quel tipo di persone, quel target, quindi in verità sì. Verità sì. Lo sapete, per assurdo, è anticorpi specifici, anche flora batterica dello stomaco e intestino specifico. Per esempio io, per assurdo, mo che in Vietnam e in Indonesia non ho avuto problemi, però quando sono tornato invece, per almeno una settimana sono stato che mi sentivo male ogni tot. Evidentemente, lo sapete anche perché mi hanno regalato, quando siamo andati a fare una delle visite che abbiamo fatto una visita in uno stabilimento medico che fa probiotici, e tra queste ci hanno regalato delle fialette contro la diarrea, l'avevo raccontato, no? E ero molto contento di questo, praticamente funzionano come l'enterogermina, un'enterogermina più potente, quella roba loro. E devo dire, quando sentivo che qualcosa stava per andare male, mi sono preso queste fialette e mi hanno effettivamente, ma non so se è effetto placebo o no, mi hanno effettivamente bloccato tutto. Ecco Maria, il treno, vediamolo almeno. Qua non si chiude? Qua non si chiude? Ok. Solo che quando sono tornato, al contrario, mi sono sentito male varie volte, quindi probabilmente avevo quelli e mi ero salvato lì sul posto, perché poi sono probiotici, quindi sono presenti, ti prendi la flora batterica che ti rafforza lo stomaco, non so come funziona, cosa del genere, e evidentemente però avevo preso quelli dei vietnamiti che mi hanno salvato. Ma una volta tornato a casa l'ho sentita, eh sì, il treno è sempre il treno. Per assurdo, ripeteresti per piacere sono stato bene con i probiotici vietnamiti, ma quando sono tornato ma guarda, io ho sempre trovato molto bene, ma io sono entrato anche in un contesto molto... Cioè, io sono venuto qua la prima volta, beh, in viaggio studio, quindi in verità nel 2008, ero venuto un mese a Tokyo per fare una scuola di lingua, già studiavo giapponese all'università, ero già al terzo anno, per fare esperienza in Giappone, mi ho fatto un mese intensivo, siamo stati un mese a Tokyo, molto bene. Poi dopo sono tornato con la borsa con uno studente di scambio della Sapienza alla Tokyo University qui a Sendai, e poi dopo nel 2015 con la borsa del governo giapponese. Io mi sono trovato sempre in ambienti comunque molto, molto belli, molto buoni. Ci sono stati eventi del cazzo, ovviamente, magari possiamo chiamare razzismo, possiamo chiamare così, ma poca roba in verità, cioè ci sono stati, ma non è una cosa, nel senso, se tu pensi a uno straniero che va in Italia, secondo me, soprattutto completamente fisicamente diverso, secondo me poi succedono le stesse cose, quindi in verità mi sono trovato sempre abbastanza bene.
Poi certo vai a vedere Giappone, onne, tatemae, come ti dicono una cosa, ne pensano un'altra. Sì, ovviamente quello c'è. Ovviamente c'è quello, vai a vedere, magari in verità pensano guarda che stronzo questo, però alla fine non è che in Italia sia tanto diverso secondo me, eh? Alla fine. Com'è che in Italia il bar è scendendo giusto prima che passi il treno, in Italia 10 minuti prima, non lo sapevo neanche, mai fatto cazzo a queste cose. Anche perché in Italia, a Roma ci sono pochi di passaggi a livello così. Grazie Sumo. Sono pochi di passaggi a livello così. Oddio che cazzo di caldo che è diventato improvvisamente. Stava tanto bene un paio d'ore fa, un'oretta fa. Porca miseria. Era più male che se riesce a costruire la stessa proprietà del rapporto con la differente cultura. Ma allora questo bisogna analizzarlo in maniera un po' particolare, nel senso. Noi arriviamo qua, io sono arrivato qui che alla fine in maniera piuttosto stabile a 30 anni. Se tu vedi i giapponesi e si conoscono da anni, hanno un rapporto profondo. Se io vedo mia moglie esce ancora con le amiche del liceo, cioè magari non si vedono tanto spesso, anzi tutt'altro, però si sentono, si vedono, si chiamano così. Io alla fine arrivo qua a 30 anni, è difficile riuscire a creare un rapporto. Ma anche se non fosse il Giappone, qualsiasi altro posto, riuscì a creare veramente un rapporto forte con qualcuno. Quindi ho avuto tanti amici, ho tanti amici, ma alla fine sì, a livello in maniera molto superficiale, così. Ma è anche normale perché non ho il background di, che so, ho conosciuto questo, lo conosco da una vita, ci sono cresciuto insieme, ci ho studiato insieme all'università, così. Quindi secondo me bisogna anche prendere il rapporto questo, perché tra giapponesi tra loro ce l'hanno i rapporti d'amicizia solidi che vanno avanti da anni. Se te arrivi così è difficile, è più difficile, no? Secondo me bisogna un attimo anche contestualizzare, perché sì, è vero che io non è che ho anche amici che mai riconosco tanto tempo, ma ormai non li vedo più, o magari ci siamo allontanati. Poi il corona ha rovinato tutto, c'avevo un gruppo di amici con cui uscivo spesso, però poi col corona si è rovinato tutto. Però anche il concetto che appunto, cioè tu, per quanto sia, non è gente con cui sei cresciuto insieme, magari non è gente con cui, perché poi magari anche il fatto dello studio, sì, c'è la gente che studia con te nella Kenkyu Shitsu così, ma tu magari sei arrivato così improvvisamente, ci esci, ci vai in giro, ci fai, ma non c'è un rapporto magari pronto. Certo, va detto che in Giappone è anche difficile parlare di certi temi con gli amici, magari parlare di cose un po' più profonde può risultare un po' più difficile, più magari su questo sono più superficiali, però secondo me bisogna tenere in conto anche questo, senza pensare, senza darsi troppe noie, bisogna pensare anche a questo, capito? Grazie mamma Africa, grazie. Questo ragazzi, nel senso, poi sì, bisogna anche pensare a altre cose. Probabilmente, ripeto, è vero che è difficile in Giappone creare un rapporto duraturo, è vero che è difficile creare un rapporto magari profondo con qualcuno. È vero che io ormai, arrivato a questo punto, io spesso alla fine esco più che altro con gli amici, con Lorenzo, con Elena, con gli amici italiani qui a Sendai. Però quello perché si crea anche una cosa, il fatto ogni tanto bisogna, si capisce di più, no? Non, cioè, per quanto uno possa vivere in un paese, se tu parli con qualcuno, poi ci sono tanti italiani stronzi a Sendai in Giappone che non li voglio incontrare, ma è normale, nel senso, ripeto, su una cosa che io non sono d'accordo che ha detto, per dire, mi ha detto Dario che ha parlato con Tommaso, gli ha detto ma perché siamo pochi italiani, perché ci dobbiamo odiare? Io non sono d'accordo su questa cosa, ripeto, perché se uno è stronzo in Italia, non è che viene in Giappone, là siamo tutti italiani, e se uno è stronzo in Giappone però è italiano, vabbè, lo perdono, allora non mi sta sul cazzo. Io non sono d'accordo su questo, non sto parlando di Tommaso, Tommaso non mi sta sul cazzo, è un bravissimo ragazzo, io parlo in generale, cioè l'esempio, perché lui ha fatto questo esempio, a quanto ho capito. E non mi sembra giusto, cioè, non è che se uno è italiano allora passiamo sopra ogni cosa, pure se è un testa di cazzo, uno stronzo,
allora va bene, allora non sono d'accordo, non sono d'accordo, sinceramente. Per il resto, nel senso, sì, uno poi impara anche a prendere, cioè, io giro, conosco gente, vado, se comunque qualcuno non può andare a bere, ce l'ho, qualcuno non andrà a fare così. Non è come Italia, è logico che mi mancano le amicizie che ho in Italia da anni, amici che frequento da quando sto al liceo, da quando sto alle medie, che c'è un rapporto che pure se non li vedi per un anno, due anni, è come se appena li rivedi è come se li incontrassi dopo due giorni, cioè ovviamente sì, è una cosa che manca, quello assolutamente. Però, ripeto, il contesto, alla fine uno arriva, so 10 anni che sto qua, sì, purtroppo tanti amici. Poi in Giappone c'è un altro problema, che la gente soprattutto che conosce all'università, una volta che si laurea se ne va a Tokyo, se non stai a Tokyo se ne va da un'altra parte del paese, inizia a lavorare, fa tutti i cazzi suoi, magari non arriva di più. Purtroppo è così. Però, cioè, a me piace vedere che i miei amici nella chat di Roma, nella chat di WhatsApp, se vanno a Pia a Biretta, se vanno a Pia a fare il pranzo ogni settimana, e quello mi manca assolutamente. Sono modi diversi di vivere, e ripeto, è difficile poi venire senza avere delle radici, cioè nel senso, tu vieni comunque da fuori, ti devi ricreare tutto da capo, è tosto. E torneresti mai in Italia in futuro? Se avessi un lavoro relativo al Giappone, che ha a che fare col Giappone, una proposta solida di lavoro, perché no? Anche perché mi piacerebbe anche far studiare bene l'italiano a mia figlia, quindi potrebbe essere, cioè sì, io non escludo sta cosa, nel senso, se ci fosse un'ottima opportunità lo ci penserei. Potresti trovarti male pure se ti rompi i pantaloni, ma ancora facciamo e parliamo di luoghi comuni. Se vai in Brasile o vai in Giappone, la tua aspettativa di quanto feste fare cambia, no? Il mondo in cui legare, sì, assolutamente, quello per carità. Però quello dipende anche dalle persone e dipende anche dal contesto. Per dire, io nel periodo universitario, che ci ho avuto la borsa di studio dal 2000, cioè l'ho anche interrotta a metà, però facciamo dal 2015 al 2019, ero un continuo fare le feste, andare in giro, c'avevo 3000 gruppi, cioè conoscevo tutta la città, non sto esagerando, cioè veramente... Chi mi segue lo sa, andavo là, c'è stata la gente a beccavi là, ti chiamavano, andiamo a fare serata, andiamo a fare... Cioè, guarda che se sei nel giro, se sai come funziona, le cose da fare, trovi pure in Giappone, la gente si diverte in Giappone. Sta cosa che i giapponesi non si divertono è una grandissima cazzata. In verità c'è. È un modo diverso di divertirsi, il problema del Giappone è che punta troppo sull'alcol. Il divertimento è veramente troppo legato a andare a bere. Questo è un problema, secondo me. Per quanto a me piaccia, ma non si posso, cioè non ti può andare a fare, se vai in piazzetta a parlare così, non c'è sta roba. Quello sì. Sì. Anche a livello di simpatia, immagino, tipo un sito simpatico in Italia potrebbe essere visto in modo inappropriato. Anche quello sì. Mia moglie in verità sì, sarebbe disponibile a fare una cosa. Il problema di mia moglie ovviamente, magari poi dopo, al contrario, succede quello che succede, no? Appunto, la porti in Italia e magari si trova una situazione in cui non c'hai parenti, non c'hai amici. Però lei è stata un anno in Francia, quindi già conosce l'Europa, bene o male. Poi essendo parrucchiera, in verità, se imparasse la lingua, perché è colpa mia che non gli insegno la lingua, assolutamente. Lei potrebbe lavorare ovunque, da parrucchiera potrebbe lavorare ovunque, soprattutto parrucchiera che comunque ha studiato in Francia, appunto, ha un approccio che potrebbe funzionare anche in Italia a livello di capelli. Infatti la maggior parte, cioè lei taglia i capelli a un sacco di studenti di scambio, un sacco di stranieri che vivono a Sendai, perché sanno che lei... ma in Giappone lo sai che c'è proprio la... In Giappone la cosa dell'alcol è abbastanza esagerata, è proprio vista come, cioè, l'unico credo paese in cui ti invogliano a bere invece di non a bere. Divento attivo.
Però sì, nel senso, io non, ripeto, non è che mi sto parlando con fervore, perché poi ripeto, è il mio punto di vista. Poi magari arriva un altro italiano in Giappone e dice: no, vaffanculo, sono tutte cazzate, vaffanculo, mi stanno tutti sul cazzo, odio tutti, non voglio avere, che può essere, cioè, raga, è il mio punto di vista. Sì, metto il curriculum e magari fa, mi piace andare alle nomikai, no? Non esplicitamente, ma il concetto è quello. Ripeto, ci mette poco, perché succede sempre così: arriva l'altro italiano che vive in Giappone e ti dice: state in sacco di cazzate, non è vero, non gli credete a sto coglione che non è vero che funziona così. Può essere, cioè, raga, ognuno ha esperienze diverse, eh. D'altronde, io che vivo a Sendai c'ho un'esperienza, un altro che vive a Tokyo c'ha un'altra esperienza, un altro che vive a Osaka c'ha un'altra esperienza. Quello è, insomma, un po' difficile, un complesso, raga, un concetto molto complesso. Però io mi trovo bene, anche che adesso, raga, dopo anche la vita del padre, quello è il fatto. Quindi in verità, però, per dire, si è creata una situazione molto piacevole. Che, cioè, ricordate, chi mi segue lo conosce, mi dico Sagara, amico da una vita, che lui adesso va sempre in un, però legato sempre purtroppo all'alcol, in un ristorantino italiano, simile italiano, che sta vicino a casa mia, proprio vicino a casa mia e vicino a casa sua. E succede ultimamente, io passo con Sakura, magari con mia figlia la domenica, il sabato, sto a fare la passeggiata, o da solo, se sto da solo, lui sta là a beve, fisso, con gli amici, tipo baretto, mi chiama: oh Davide, oppure mi manda il messaggio, oppure mi vede da fuori: oh Davide, via. Io entro, succede una cosa molto all'italiano, mi faccio una birretta, via, e me ne vado. E questo mi fa molto piacere, molto all'italiana. Lui sta là con gli amici a ore, perché lui beve come un veneto. Chi lo vede, chi mi segue da una vita lo sa, che il signor Sagara beve come, veramente, spero si dovrebbe far controllare. Però tu vai, tu becchi, fa: oh Davide, oppure ti manda la foto, pigli, vai, ti fai un paio di birette e poi fa: vabbè, sai che io devo andare a fare la spesa, ci vediamo. Pure sto con mia figlia, vado là, gli do una focaccetta sacurina, gli piacciono le focacce, gli fanno una focaccia fatta in casa, mi piove la birretta, è molto bella come situazione, molto bella. Ma anche là purtroppo si crea così: tu vai alle izakaya, chi mi segue pure questo lo sa, ragazzi, chi mi segue lo sa, chi mi segue già sa tutto, vai in posti dove si beve in piedi, soprattutto delle izakaya dove si beve in piedi, tu conosci la gente del luogo, ci stanno sempre gli stessi avventori, come in un baretto in Italia. Allora tu li becchi, li saluti, ti metti a parlare di una cosa, ti pigli un bicchierino, li conosci, quelli che non li conosci li conosci, ti fa una chiacchierata, sì. Qui l'ha fatto il padre. Sagara cerca ancora amici su Facebook, non lo so, però secondo me se gli mandi la cosa ti accetta. Sogno fin da giovane di viaggio in Giappone, ma realizzarlo per come sono fatto a viverci sarebbe restrittivo. Tu hai una famiglia già differente. Ma io me la sono fatta famiglia, però. Io non so, ve lo ripeto, perché magari Cucu te mi, non so se mi conosci, sei iscritto nella vita, lo sai come funziona, io ci devi essere, cioè nel senso te devi piacere, dici bene, te devi piacere. Io me la sono fatta la famiglia qua, e ripeto, io non ho, per essere fedele alla linea, non ho mai preso il visto da sposato, come si chiama? Il visto coniugale, mai preso, sempre stato più possibile, anche adesso sto col visto lavorativo, per stare, perché voglio sfatare questa immagine dell'italiano che sta in Giappone solo col visto da sposato. Poi la piccola Catania, entrambe sono al di sotto di un vulcano, entrambe hanno l'ultima vestita culinaria, entrambe sono note perché ci sono soldi, una attraverso i manga e i videogiochi, tra l'altro è carina questa, che scrive, carina. La cittadinanza non la voglio, io voglio il visto permanente, sinceramente non cerco la cittadinanza e non mi sono mai informato sulla cittadinanza, perché sinceramente voglio mantenere la cittadinanza italiana, votare qui non mi interessa. Passaporto voglio quello italiano, sinceramente, perché il passaporto italiano, come tutti i passaporti europei, è potentissimo.
Andare col passaporto giapponese sarebbe un downgrade, sinceramente. Quindi va benissimo il visto permanente, almeno. Ma questo è aperto 24 ore, cos'è questo? Casalinghi. Casalinghi aperto 24 ore. Madonna, mo mi piace un colpo però. Vabbè, ma che andiamo a vedere nel Casalinghi? Ma che andiamo a vedere? Ma abbiamo solo un coccolone. Poi devo scappare al bagno. C'è il distributore di lingua di mucca e di carne in generale, eh? E anche di ormone, che dovrebbe essere intestino, in questo caso di vacca, appunto. Però te lo danno sul gelato, capito? Cioè, a me mi dispiace, perché se fosse il piatto che esce, tu paghi 500 yen e ti danno il piatto caldo riscaldato al microonde, de budella, io me lo mangerei in live anche, ma è surgelato, non è interessante, dire la verità. Casalinghi, sì. E in Giappone, qua a Sendai, calcola, la lingua è il piatto proprio più famoso, la lingua alla piastra, molto buona secondo me, ma non uno di quei piatti che mi metto a ordinare alla fine. Il fornellino potremmo comprarlo, sì. C'è il Casalinghi, è fatto apposta, c'è il Casalinghi là. Compriamo il fornellino, la padellina e facciamo tutto. Ragazzi, ricordatevi, se vi sta piacendo la live, con Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente, e se no qualsiasi altro tipo di abbonamento aiutate il canale a crescere e vi amo tantissimo. E Sumo, come fa vedere Sumo, se volete iscrivervi al canale YouTube o Instagram, su YouTube sono oltre 1000 video, se volete farvi i cavoli miei e scoprire che sto a fare in Giappone, come ci sono arrivato e che cosa faccio, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube. Mi raccomando. Sì, marketing, giusto, sta là, prendi, compri il fornelletto, la padellina, è fatto. Boiade, qua hanno rifatto tutto nuovo, boiade! La scuoletta nuova, hanno rifatto le elementari nuove qua. Bello, moderno così. Molto moderno, accessibilissimo, no? Anche accessibile. Bello. Muy bien, muy bien. Andiamo. Torniamo, va. Ho fatto una bella camminata oggi, eh. Sto a sudare. Sì, se andai è molto pulita. Sto a sudare tantissimo. Che caldo. Trovato il canale Italia, anche il gruppo, sia contrario o solo sub, sta sia quello per solo sub sia quello libero. Non lo pubblicizzo molto il gruppo, purtroppo, non so perché, non. A Sendai purtroppo non tantissimo inglese, eh? Non tantissimo, a dir la verità. Non tantissimo in inglese, però ci si può venire senza problemi in viaggio, non vi preoccupate. Ah, vedi qua, sta il vietnamita, oh, sembra pure buono, guarda quanta roba. Guarda quanti piatti c'hanno qua, oh. Perché non ci siamo mai venuti qua, che sta vicino a casa? Mi è piaciuta la cucina vietnamita, eh? Anche se ho preferito quella indonesiana, devo dire la verità. Ciao Birmetta! Ciao! Ma perché oggi è così poco bilancio? Stabilizzato sto stabilizzatore, ma è sempre così effettivamente, forse. Sì, le stagioni sì, sono come in Italia, tranne che ci stanno le stagioni della pioggia e quella dei tifoni. È l'unica fregatura. E oggi non so quanti gradi fanno, eh. Per fortuna in questo momento c'è un po' di vento, prima stavamo a morire.
questo momento c'è un po' di venticello, secondo commissà. Eccolo Fran, mitico vento cattivo, benvenuto nel canale, benvenuto nel channel. Ah, sono le 7:13, più tardi del solito, ma ci stanno i miei. Stanno i miei, quindi a posto. A posto. No, non è sempre Zanzara studente, no, ma ci stanno. No, ripeto, in Giappone, anzi al contrario, ti chiedono sempre, ma c'avete le quattro stagioni in Italia? Invece, beh. Però li capisco, nel senso, se ci pensi, se vai in sud-est asiatico è sempre estate, per dire, quindi. Ma no, 4 ore no, 4 ore no. Però tra un po', anzi, stiamo tornando. Siamo a Turna Surrienta. Eccoci qua. Hello my friend. Sta pure in inverno. Oh madonna. Le maschere le usano ancora tanto, sì. Ma quelle le usavano anche prima. Qua durante il Covid era proprio allucinante. Sì, hanno vari spray contro le zanzare, hanno anche tutti. Sakurina se la mangiano le zanzare, mia figlia di 2 anni se la mangiano le zanzare, cioè, è troppo buona, no? Esatto, tra l'altro italiano è pure la pizza, tipo Autan. Autan è giapponese, no? Boh, mi sa che Autan è giapponese, eh? Mi sembra, perché abbiamo comprato qualcosa ultimamente. Però la giraffina, che carina. Ah. Beh, bella live oggi, eh? Bella live old school, devo dire la verità. Bella live old school. 230 persone, buonissimo, buonissimo. Buonissimo. Mi sento carico. Ieri mi sono fatto pure fa un massaggio totale di 70 minuti di massaggio, non quelli con happy ending, è vero massaggio, ma smontato, mi ha veramente coi gomiti, ho fatto fai forte, non ti preoccupare, fai forte, ma ha fatto proprio coi gomiti, però mi ha sbloccato tutto, ma ha sbloccato tutto, mamma mia, ma ha sbloccato tutto, totale 4.500 yen, da paura. 50 minuti di massaggio generale, 20 minuti di piedi. Sì, le cicale. Il sabato in Giappone i percettori lavorano, sono a casa, il sabato di base a casa, però mia moglie che fa parrucchiera, per dire, sta sempre fuori sabato e domenica più del solito. Più del solito. Lavori d'ufficio stanno a casa tutti, praticamente. Questo ha grattato poco. Mi hanno sbloccato i chakra, davvero, sto. Però un dolore, ti giuro, io stavo proprio. Perché c'è la faccia sotto, no? Stavo proprio tutto. Ah, proprio oddio, però dovevo resistere, perché sennò non sarei riuscito a sbloccare, a farmi sbloccare. Ma dovrebbe essere piacevole il massaggio, ma un dolore esagerato, perché ho troppo. A furia di tenere in braccio Sakurina sto completamente magnato. C'ho la schiena distrutta. Intanto guardate che bello anche qui. No, purtroppo non posso dire purtroppo, perché poi mi dicono del sessismo. Comunque no, era un massaggiatore. Esatto, se non fa male non fa bene. Esatto. Devi far male per fare bene. Ma proprio dei gomiti, proprio boh! Si sentiva proprio, ha messo il gomito in mezzo alle scapole, proprio crr, crr, crr. Quella è una bella schifezza, sì. Quella è una bella schifezza. Vabbè ragazzi, mi spiace interrompere adesso, senza finale, era un vero massaggio vero, non fake.
Allora, beh, ragazzuoli, a mio malincuore oggi, adesso ci salutiamo, ma ci vediamo domani, penso, ci vediamo sul canale YouTube che esce il video, quindi se non siete iscritti al canale YouTube andate a iscrivervi, c'è anche Instagram che va alla grande Instagram, va alla grande Instagram, mo l'ho detto e crolla, ma capita sempre in verità che crolla, quindi ci vediamo sul canale YouTube che esce il video di Tokyo Disneyland più altre tante belle cose. E quindi grazie ai moderatori per aver moderato, grazie ai abbonatori per aver abbonato, grazie ai regalatori per aver regalato, grazie ai followatori per aver followato, grazie ai lurcatori per aver lurcato. Ci vediamo su YouTube, andate a schiare su YouTube, andate a schiare su tutti i social, ma soprattutto su YouTube. E fate un bel ride a chiunque possa fare una reaction. E ci vediamo, penso, domani. Ma come sempre, non prendetela come una promessa. Intanto vediamoci sul video, ma non prendete la promessa, può essere mi sveglio tardi, tardi insomma, mi sveglio normale e via. Se c'è qualcuno a fare ride, se no facciamo un ride a... Se non c'è nessuno a cui fare ride di interessante, facciamo il ride a qualcuno con uno spettatore, così gli facciamo un regalo, dai. Facciamo una bella cosa, dai. Il Giappone è tutto, a frappè. Ciao ciao.